pochissimi anni fa, quindi avevo già una certa età, non potevo più permettermi di fare delle salite terrificanti. E mio figlio è abbastanza esperto della località e ricordavo un posto dove da una collinetta si riusciva a sparare nel versante opposto a 200-250 metri, quindi più che a tiro, e nel versante opposto sovente uscivano dei camosci. Una mattina ci siamo messi lì ad aspettare, abbiamo aspettato una mezz'oretta e a un certo punto abbiamo visto una femmina di camoscio, avevo la fascetta per la femmina, che si è fermata a pascolare proprio sulla parete di fronte. Senza pensare tanto, l'ho puntata, ero ben appoggiato, l'ho presa e questa è rotolata giù. Non abbiamo pensato né io né lui che di sotto da questa parete, che era quasi verticale, c'era un fiume. Allora questa è rotolata, morta secca, è finita nel fiume. E dico, andiamo a cercare. Lui è andato, io sono rimasto ad aspettare, è arrivato sotto, pensava di trovarla lì, in quel posto c'era una corrente abbastanza forte e l'aveva portata via. Ha provato a scendere di un 100-150 metri, la fortuna ha voluto che ci fosse una curva nel letto del fiume e la camoscia si era arenata sulla spiaggia. E a quel punto l'ha portata su, siamo andati a pulire lontano di lì perché era un posto assolutamente impraticabile perché era ripida così, e l'abbiamo chiamata la camoscia nautica proprio perché è stata recuperata nell'acqua con una grandissima fortuna. Perché il fiume era abbastanza vorticoso, se non ci fosse stata quella curva e quella spiaggetta sarebbe arrivata fino a Torino, quella camoscia l'avremmo persa.